Emiliano Conti è un po' che mancava da questo grande evento del Poker Grand Prix, come mai? Ma avevo degli impegni. La prima tappa coincideva nel mio compleanno. La seconda dovevo portare sono i ragazzi che alleno a delle gare e la terza ho preferito andare al mare. La quarta, no, fine luglio, settimana prossima andiamo in vacanza e detto, facciamola, proviamo a fare qualcosa di buono. Hai detto che alleni, che quale sport? Alleno dei ragazzi a una squadra di nuoto. Ah, perfetto, quindi sei già un allenatore così giovane? Sì, già un paio d'anni che mi diletto a fare questo, dai. Quindi hai portato, tra virgolette, la giustificazione per quanto riguarda la tua assenza, poi appena è stata l'occasione sei arrivato qua. Certo, sono tornato fedelissimo, appena ho potuto sono tornato. Anche perché qualche bella soddisfazione te la sei tolta. Sì, diciamo che soddisfazione ne ho avute, dai, dal PGP, sì, non mi posso lamentare. Poi so che GT Poker ti sta dando soddisfazione anche online. Sì, scusa un attimo. Controlla. Oddio. Già buttate via. No, sì, online sta andando molto bene. Ho fatto 3 mesi stupendi fra maggio, giugno e luglio. E quindi sembra giusto di venire a provare anche live. Sicuramente andrà male perché ho preso troppo dall'online, però ci proviamo lo stesso, dai. Ho visto quelle carte, le hai buttate via perché sono le stesse con le quali ti ha scoppiato Scalzi, vero? Mi hanno fatto un brutto spregio con quelle carte, sì. Io preferiscono già, le faccio giocare ad altri quelle carte, dai. Non posso dire quali erano, anche se magari qualcuno ricorda, che non voglio condizionare. Certo. Rivedendo però le vecchie tappe del Poker Grand Prix, qualcuno ricorderà, tu forzatamente non puoi essere... Una pugnalata, me la ricordo bene, sì. Beh, adesso c'è questo Mass, questo Rounder, come ti sembra? Struttura molto giocabile, vero? Sì, struttura molto giocabile, torneo davvero carino, non come il main, comunque per essere un side, diciamo, ci si accontenta, anzi è più che accontentarsi, è davvero un bel torneo, sì.